Fuerteventura è di fianco al Portogallo. No, ma no, è più sotto. No. Dove sono le Canarie? Ma sono di fianco al Portogallo. Di fianco al Marocco. È più in basso. Ma davvero? No, ma non io sono... me le sono sempre immaginate non in sono... basso a destra, invece no, sono in basso a quindi sinistra. Sono isole africane. Si scopre che Cesare non so dove è andato. Ah, merda, ma sono di fianco al Sahara. Io pensavo che fossero qua. Beh, è presente El Hierro. El Hierro è sempre lì. Sempre lì. Beh, ma c'è da dire El Hierro. Ma perché conosci El Hierro? È bellissimo, c'è un botto El Hierro. Ho scritto Google El Hierro. Benvenuti in questo video in cui da poco sono tornato da una vacanzina tutto pesce, tutto pettinatino, pettinato. Posso dire che ci ha detto però che ogni volta che mangiava cagava liquido. Non ho mai fatto una cacca solida in 7 giorni di vacanza. Okay, ma sei un gamberone. Cosa è successo crudo? Però che tonno era molto invidioso del pesce che andava a mangiare. No, quello è vero. E gliel'hai portato e quindi gliel'ho portato direttamente dalle Canarie. Qui non so se ti ricordi che l'ultima esperienza di pesce che abbiamo avuto io e te sulla riviera romagnola quando assieme, ha paccato Nelson Nico, vabbè, non era neanche invitato. Abbiamo mangiato dei molluschi. Io mi sono cagato addosso e ho anche vomitato. Ma hai detto che era stra buono. L'ultima volta che ho mangiato un pesce crudo, Vez, ho fatto una pupù. Era trasparente. Però era acqua. Quando mangi la pizza succede. Ti stai già addormentando? No, poi c'era no. Ecco! Ma adesso dove sei stato? È stata a Fuerteventura. A Fuerteventura. L'unico pesce che potevo portarti di Fuerteventura era il pesce che trovavo nei supermercati. Un merlusso! Baccalao! Findus! Però l'unico che potevo portarti era quello in scatola del supermercato. Supermercato okay. Superdinos. Partiamo. Prego, partiamo. C'era una roba che sembrava un misto tra un elefante e una vongola. Cioè, a volte cago così. Dai! A volte invece cago così. Che buon odorino! Partiamo con non del pesce, ma con le due salsine che accompagnano ogni pasto. Che puzza di puzzone, se no, però è strabuona. Sono le salse mojo. Mojo. Abbiamo due nachos. Ho portato aspetta, da Fuerte vi ho portato anche presi cucchiaini perché no, ma che schifo. Ma non era ma perché devi metterti in tasca? Non era nel pistolone di là. Ma poi non so ma l'ho visto era nel pistolone. Ma avete visto questo suono mood da pagliaccio delle feste per bambini? Guarda, guarda cosa. Ancora devo dire Zuccherino. Allora, prima di tutto assaggiamo le due salse che accompagneranno tutto il video, quindi non esagerate. Va bene. Allora, una è una salsa non mi ricordo e l'altra è al non mi ricordo. Ah, il mio preferito. Prima la verde, che così facciamo considerazioni uniche. Buona. Urcala, sa buonissima di... A me me la davano all'indiano, ma piccante questa. Questa è guacamole. No. Sa di indiano di brutto. Indiano. Cipolla e agrodolce. Non c'è avocado. No, sa di indiano. Non è vero. Non c'è del gran avocado, vecchio. Te lo giuro. È aceto, limone, mi pare, aglio, coriandolo. Questa... Ha un qualcosa di tzatziki, è più lì. Bravo. Esatto, bravo. Tzatziki, secondo me. Questa è illegale, buonissima. Sa molto di aglio. La caccerei sul kebab. Aggiatemo l'alt. Questa sembra sempre acetosissima. Sa di salsa piccante dei nachos, meno piccante, più liquida. Questa è come la verde, però ha del peperone più della paprika. No, vecchio, non lo digerisco il peperone. Io delle latte. Non si vedono. Sì, un po' sì, fammi vedere te. La lingua rossa piena di puntini che brucia. Puntala verso l'alto. Perché limoni come un turco. Sì, sono i limoni quelli. Quindi vi piacciono queste salsine o no? Illegale, buonissimo. Ok, adesso per partire, una pettata. Vai. Allora andiamo col pesce. Iniziamo con... Allora, iniziamo con leggere se questo alimento può essere consumato... Scatoletta. Ma cosa vuol dire? Conservare in un lugar fresco e seco. E fin qua. Sabierto, conservare nelle frigorifere, fricro, in un recipiente non metallico e consumere in un plasto non superiore a 24 ore. Ok. Sì. Modo di empleo, aprire e servire. Lui ti voleva far sentire la crema di merluzzo scaduta da un mese. Non è vero. Te lo giuro. Sembrano dei filettini di pollo. Ho capito cos'è? Cipirones. Girellones in assete del zira. Sol, ciperelle no. Cipirones. Ah, ma è pieno d'olio. Ma c'è certo. Papero. Ma vallo, hai aperto sulla scatoletta, adesso mangi solo roba fresca. Io il cipirone. Cos'è? Se sei un borghese? Con un brotto grassas. Vabbè, perché sono pieni d'olio. Cipirones. Sto mangiando pesce o pollo? Se stai mangiando te. Tutti e due. Come si chiama il video? Ma vecchio. Sono seppioline. Sono seppioline. No. Immaginati come se fossero dita. Come una dita gonfia. È che potrebbero essere belle ghiotte. Hai sentito l'odore? A me piace. C'è il surino dentro. Orca, che schifo. Che vistiate. Boccone unico. Unico, vecchio. Faccio un pucciarillo. Ah, pucciarillo, lì dici. Vabbè, buon appetit. Buon appetit. Sembra ripieno con dentro il polpettone. È un pasqualone questo, c'è dai, dentro di tutto. Guarda qua dentro. Veramente, come si chiama il buon roll? Terribile, non è buono. Non è buono, non sa di niente. Pensa che siamo partiti con quello più soft. Quindi ci piace o non ci piace? A me piace. Ti dico no. Ti mangia. Passiamo al prossimo.
Io queste? Buonissime. Le ho già mangiate? Ma no, basta. Non lo so, non mi ricordo. Tu hai mangiato le sardinas en tomates? Se potrebbe essere molto buono. No. Io è orrendo. Questo coso qua nel dito ce l'ho con una tatoletta. Sì, mi sono sbragato il dito. Questo sa di cibo per gatti. È vero, però io apprezzo. Devo dire buono. Sardina sen tomate. Questo sarà il pezzo forte della puntata. Tu sei proprio uno che sporca un botto comunque. Sei un bel porco. Ma appetiti. Buone. Buone. Pomodoro, come se non ci fosse. La pumarola napoletana. Sa solo di sardina. Una Anisakis! Una Anisakis! Ma si muove. E tu che lo dondoli. No, beh, si muove, si muove. Che c'è nell'astico? Non lo so. Oddio. Sarà il tubo digerente. Sì. Ma buono, eh. Allora, buona e buona. Molto merito del pomodoro. No, non niente, non pomodoro. È vero. Fa un botto il pomodoro. Cosa mai dicono, mai sentito una sardina in vita sua. Confermo. Ma secondo me è molto merito del pomodoro. Ma non si sente pomodoro. La sardina. Buone. Assolutamente sì, buone. Sì. Berberechos. Berberechos. Cos'è berberechos? Sembra un vongolo. Oddio. Anche questi sembrano dei mini polli. Allora, tradotto. Guarda, sembrano dei mini tacchini. Tu è vongole. No. Banalmente. Ma sono giganti. È che infatti mi sembravano diverse dalle nostre vongole. Non hai mai avuto in Italia delle vongole così? Tu hai mangiato delle vongole così grandi? E non sai quanta è la proporzione. Hanno un arto in più. Delle berberechos. Ma sono minuscole. E vai. Vongole così. È putrido. Urcala. Sembra tipo un avanzo di scarico del gabinetto. Ma magari van cotte. Ma no, aspetta. Aprire. Conservare in un lugar fresco e secco. Aprire e consumare. Allora, vedi. Ma da quando? Con un fettin de panino. Codore di mare. Vabbè, no, vongole classiche, dai, no, vongole. Poi sanno proprio di porto, però. Sanno veramente di mare. Meno. Secondo me in un buon ragù di pesce ci sta. Tu sei abituato, tu sei veramente. Se tu dici questo, vuol dire che proprio non hai idea. Sei un uomo delle fogne. Queste tenere da pare che sono belle sul pole, eh. No. Io dico di sì. Ma sono buonissimi. Io però questi li ho sempre mangiati solo in Veneto, fatti al forno freschi, questi gratinati anche. Sì, pan di pollo. Il mio mollusco preferito. Però crudo così non so. Allora noi mi dice anche canolicchi. Comunque la traduzione di Navajas è rasoi. Una vez abierto sino in consume in su totalità de mantenere refrigerato in recipiente appropriato e consumir dentro de las 24 horas seguentes. Navajas. Ma io non li ho mai visti al supermercato questi. Sono questi sono davvero brutti. Quanto sono lunghi! Madonna! Questo è un sassofono, è un trombettiere. No. E tagliare, si mangia tutto intero. Ma va a cagare. No, sembra un pene. Ma guarda. È gigante. Nick, lo mangi tutto. È un pene alieno. È una magnum, guarda qua. Ma il mio. Il e mio allora dai! Vendere. È pronto a sparare. E allora tre, allora due, uno! No, non ce la faccio. Sbaglia! Vai. No, ecco, guarda la bocca lì. Guarda che bocca! Mangia! Sa di ragù. Come sa di ragù? Si è mosso. C'è la sabbia? Mi si muove ancora. È buono. Adesso la mangio. Ho mangiato. Ho mangiato il sederino. Adesso la parte qua. Io non lo mangio quello. Chi ha giocato a Monster Hunter è il Kezu. Ti do un bacino se vuoi. È veramente terribile, io non capisco. Visivamente, cioè non si può vedere. C'è la sabbia nei denti. Ma tu pensa il primo che l'ha scoperto. Quello che l'ha mangiato. Sono belli, mangiato. Però quando li vedi nella conchiglia fatti al forno e varie. No, sì, sì. Però dico il primo che l'ha mangiato era semplicemente un uomo molto primitivo che succhiava da ogni anfratto che trovava. E ha trovato sta conchiglia. Se non mangi il saccone di cacca. No, mangerò il saccone di cacca. Tielo qua come nostro compagno di avventura. Lo chiameremo Peter. Peter Navaja. Prima di partire con la prossima match, togli Peter. Togli Peterson. Metti Peter lì. Peter Navas. Peter Navas. Siamo così in confidenza. No, non dentro. No. Togli Peter. Ma va insieme ai suoi amici. Se ci hanno il tuo acquario, Peter Navas. No. Se ci hanno fatto paura i Peter, adesso sicuramente questi ci fanno ancora più paura. Cosa sono? Non lo so, Nafawelis. Sono i Jacksons. Sono dei cuoricini. C'è una proboscide. Al sifone. Io ho ancora la sabbia nei denti. Strano questo, È un babar. Tira fuori Peter. Mio Dio. Comunque, per chi sapesse cosa sono questi molluschi, ce lo scriva qua sotto nei commenti. Allora, la traduzione era sempre rasoi. Quindi sarà sono durissimi. Saranno i cugini di Peter. Oh, l'ho preso Peter. Ah, ma sono piccoli. No, prendili grandi. Ma vecchio, ma il mio è gigante. Ma cos'è? Guarda, ti mangio un bel Jackson. Ma se io ti dicessi, questo è un pezzo di petto di pollo. Guarda che ha le arteriette lì del sangue. Una borsa dell'acqua calda, io non capisco. E allora tre, allora due, allora uno. No. Buon appetito. Arrivo. Lasciami un attimo nel blocco. È il più buono. Buonissimo. È il più buono. Vedo dentro la proboscide. Tutto. Massa di carne. No, tutto. Carne di pollo. Fatta a vapore. Capisco, uno entra dentro un Dinos, si prende 8 di queste scatolette, si fa una cena a lume di candela. Aspetta che ne sono state perché si andavano cotti. Andavano cotti? No, vecchio, non è vero. No, si possono mangiare così? Sì. Ok. Era una gag. Beh, non è male, dai. Questo secondo me è piaciuto per un c***o.
Scusa, ma perché per niente, ti ha impressionato? No, non mi è proprio piaciuto, brutto. Sì, sì, a me sì. Ma alla fine abbiamo un gambero. È finito. Cioè, non ci sono gamberi. No, è finito. Sono mostruosità marittime. Esatto. Oh, dei mostri del mare. Sono un attimo traumatizzato. Era un video un po' così per Around, giusto per portarvi un pizzico di Fuerteventura. Bello. Mi pizzicano le labbra. Mi piacerebbe spedire Cesare in altre parti del mondo e fargli portare della roba. Molto figo. Dei mostri marini. Dei mostri marini, bello. Peter se la cilla con i suoi compari. Quello è un Anisakis palese. Per Anisakis. Allora come si attacca alla forchetta? No, si muoverebbe. Nick, ti regalo un prodotto elettronico a tua scelta se mi finisci la vasca di Peter. No, grazie. Finisci tutta la vasca di Peter e ti bevi anche il sughetto. Vabbè. E allora grazie per aver guardato questo video da Fuerteventura. No, da Bologna. Da Bologna. Siamo a Bologna. Da Fuerteventura. Da Fuerteventura è tutto. E ci vediamo al prossimo. Arrivederci. Arrivederci.